Ciao amiche ed amici, benvenuti sul mio canale YouTube. Adesso farò questo panettone con la ricetta del maestro Marinato. Quindi vediamo, io ce la metterò tutta, vediamo che cosa ne esce. Se volete, seguitemi sul mio canale. Allora, questi sono gli ingredienti per fare questo primo impasto di questa ricetta del maestro Marinato. Cercherò di fare del mio meglio, naturalmente. Ho preparato la pasta madre, vi metto poi il link su come prepararla per fare i grandi lievitati. Ora procedo così. Preparo uno sciroppo con l'acqua e lo zucchero. Quindi vado a sciogliere lo zucchero dentro l'acqua. Sciolgo con la spatola. E la planetaria con il gancio l'ho tirata fuori dal frigo, l'ho tenuto in frigo diverse ore, così si mantiene un po' fresco l'impasto. Ok, ci verso lo sciroppo dentro, ci metto subito la farina. Ok, la pasta madre a pezzettini. Naturalmente qui io accorcio un pochino ogni tanto se vedete, non fate caso ai tempi perché sennò il video sarebbe venuto lunghissimo. Quindi qualche piccolo taglio come al solito lo faccio. Scusatemi la voce. Io inizio con la foglia, però se volete potete iniziare direttamente con il gancio, io cambio dopo. E inizio a girare e ci metto subito un terzo dei tuorli. Ok. Quando l'impasto comincia ad amalgamarsi, continuo a mettere i tuorli, però piano piano, quindi a più riprese, ogni volta aspetto che si assorbe la parte che ho messo e poi ne metto un altro po'. Quindi senza fretta bisogna metterli piano piano. Allora, quindi continuo a girare e a mettere ancora, vedete, ancora ho i tuorli da inserire. E cerco di controllare se avete un termometro. Di controllare la temperatura, adesso ancora è presto anche perché la mia ciotola era bella fredda e ogni tanto, come vedete, stacco perché non prende, rimane l'impasto sotto attaccato, quindi bisogna ogni tanto ribaltare l'impasto, staccarlo e poi continuare a girare. Finisco di mettere i tuorli. Prendetevi il tempo che ci vuole, naturalmente non seguite, l'ho già detto prima, i miei tempi perché io ogni tanto magari fermo la registrazione e poi la riprendo per non allungare troppo. E comunque il tempo di impasto si aggira intorno ai 20-25 minuti totale. Bene. Christmas tree, oh Christmas.
Vi ho messo un po' di musica così non vi annoiate. Continuo a girare per portare incordatura, però quando vedo che si scalda troppo l'impasto mi fermo e appoggio in frigo per 10 minuti. Prendo tutta la ciotola con il gancio e appoggio 10 minuti. Questo succede perché la temperatura non è molto fredda in questo periodo, almeno qui da noi. E quindi in questi giorni, perché poi fa dei giorni freddi, dei giorni un po' più caldi. Quindi ho visto che si stava scaldando prima e l'ho appoggiato in frigo, altrimenti si perde l'incordatura. Continuo fino a incordatura, vedete che ancora è morbido, troppo morbido. E quando lo vedo un pochino incordato, ecco io adesso inizio, non è molto incordato, però inizio a mettere il burro a pezzettini piccoli in più riprese, tante riprese, perché dobbiamo aspettare che se lo assorbe bene l'impasto, e quindi una volta assorbito quello che ho messo metto altri pezzettini. Quindi senza fretta, piano piano, e intanto l'impasto continua ad incordare per benino. Ok. Bene, ora controlliamo se è incordato bene. Giro un altro pochino, ci è rimasto qualche pezzettino di burro. Vado avanti, qui faccio un taglio, così accorciamo un pochino. E vedete che l'impasto è incordato, è bello setoso. E qui ci fermiamo. Ok. Allora, adesso lo stacco per benino e lo giro sul piano di lavoro. Eccolo qua. Vedete il velo c'è, eccolo. Se tiro non si rompe, vedete rimane trasparente. Ma non si rompe. Bene, adesso lo pirlo. Ok. Ho preparato già il recipiente dove metterlo. Lo metterò a lievitare. Io uso la cella di lievitazione a 26 gradi. L'impasto comunque deve triplicare, deve aumentare tre volte il suo volume.
ancora un pochino. Eccolo qua, vedete com'è bello liscio e setoso. Come primo impasto ci siamo, poi vediamo in seguito. Ecco qua, lo copro, lo chiudo e lo lascio tutta la notte e vediamo la mattina se è pronto o se deve stare ancora un pochino. Deve crescere fino su praticamente. Bene. Allora, eccoci al mattino. Naturalmente gli ingredienti del secondo impasto io li ho preparati tutti la sera prima, così ce l'avevo pronti. Ho messo la ciotola della planetaria in frigo per mantenerla fresca, ho messo anche le uova in frigo, ho messo quasi tutto, ho lasciato soltanto il burro a temperatura ambiente. Come vedete l'impasto è triplicato, ma ci sono volute diverse ore, non è bastata la notte, quindi in mattinata ho proceduto per il secondo impasto. Allora, adesso bisogna far abbassare la temperatura perché l'impasto naturalmente è caldo, è a 26 gradi, quindi lo metto nella ciotola, lo copro e lo lascio mezz'ora in frigo. Passato il tempo, io ho messo il gancio come avrete visto, metto sul primo impasto, metto il malto, la farina, ci va anche il latte in polvere che io ho messo sinceramente perché non me lo trovavo e non l'ho messo, quindi voi se ce l'avete mettetelo. Qui faccio girare almeno 10 minuti per far amalgamare bene il tutto, far assorbire bene la farina e riportare ad incordatura l'impasto. Ecco qua, facciamo girare. Questo video è lunghissimo, quindi qualche piccolo taglio, accorciamento, accorcio il video naturalmente, stoppo e poi riprendo, lo devo fare per forza. Allora, quando è pronto, ben amalgamato, possiamo iniziare a mettere lo zucchero in 3 volte. Quindi piano piano lo facciamo assorbire, poi mettiamo l'altra parte e l'altra ancora. Sempre piano piano, lentamente, ci prendiamo tutto il tempo che serve. Aggiungiamo anche il sale. Io scrivo perché magari parlando poi posso dimenticare qualcosa, così almeno trovate mentre vedete il video la descrizione. Bene. Allora, a questo punto ci andrebbe la pasta d'arancia, ma io sinceramente l'ho messa direttamente nel mix con il miele. Le scorze grattugiate, qui cominciamo a mettere i tuorli e quindi la pasta d'arancia sta dentro il mix che metterò fra poco. Allora mettiamo i tuorli a più riprese, piano piano, facciamo assorbire prima una parte, poi un'altra. E una volta messi i tuorli, fatti assorbire bene, mettiamo il mix aromatico. Allora, qui, come vedete, io ogni tanto stacco e ribalto l'impasto, non posso farvi vedere bene perché con la mano copro, però ogni tanto, se vedete sotto rimane attaccato, stacchiamo e continuiamo a girare per riportare l'incordatura. Continuo a mettere i tuorli.
fino a esaurimento. Bene. Ora possiamo iniziare ad inserire il mix aromatico e poi il burro che metteremo a pezzettini piano piano in più riprese. Cerchiamo di riportare l'impasto ad incordatura, quindi qui anche ci vorrà del tempo. E vado con il mix e con il burro. Se rimane un pochino attaccato sotto, ogni tanto ribaltiamo, controlliamo la temperatura come abbiamo fatto nel primo impasto. Se vediamo che supera, che sta arrivando intorno ai 26 gradi, ci fermiamo, ecco, come sto facendo ora io, e appoggio un attimo in frigo perché si vedeva d'occhio che si stava scaldando troppo. Quindi ho appoggiato 10 minuti in frigo e poi ho ripreso. Ok. Sapete che è più faticoso fare il video, editare, registrare la voce, tagliare, che fare il panettone, eh? Molto più faticoso. Non è una cosa semplice, anche perché io, come sapete, faccio tutto da sola. Quindi, se faccio qualche errore, perdonatemi, specialmente quando doppio, magari sbaglio i verbi, poi quando vado a risentire, oddio, ma che cosa ho detto? Quindi, vogliate perdonarmi, però spero, di spiegare abbastanza bene per farvi fare questo panettone anche a voi. Allora, come avete visto, ho continuato a mettere il burro e adesso devo portare bene ad incordatura. Ribalto ogni tanto l'impasto e giro ancora. Allora, vediamo un attimino se è incordato bene, se possiamo cominciare a mettere le sospensioni. Sì, a questo punto io le ho aggiunte, giro piano naturalmente per le sospensioni, le facciamo assorbire piano piano, lentamente. L'impasto, essendo incordato, farà fatica, però magari ci aiutiamo con la spatola e le facciamo. Le inseriamo bene e a questo punto copro la ciotola e lascio un'ora di riposo in ciotola. Poi lo metto sul piano di lavoro, lo lascio così scoperto per 15 minuti. Adesso metto un po' di burro sulle mani e faccio questo giretto così, in questo modo. Sulla ricetta non c'è questo, c'è soltanto la pillatura, eh? Però ecco, l'ho lavorato un pochino così. Vedete, c'è un bel velo. Adesso l'inquadratura, vediamo un po' se riesco a farvi vedere. È molto molto elastico e c'è anche il velo. Bene, lo faccio riposare altri 5 minuti prima di fare le pezzature.
Allora, io ci farò due panettoni da 500 grammi, però ne metterò di più perché l'impasto complessivo è venuto di 1 chilo, 1,6 chilo pressappoco, quindi di solito ogni pirottino ci va il 10% in più. Quindi non 10% ci siamo, 550 grammi. Sono pirottini alti, mi trovavo questi e li uso. Altrimenti potete mettere anche quelli bassi che sono un po' più larghi, come volete, questa è una vostra scelta. Li pirlo adesso, li piego in questo modo e poi pirlo con il tarocco. Adesso farò la classica pirlatura, li faccio riposare prima 10 minuti e poi farò la pirlatura alla morandine, si chiama così. Ho messo un po' di burro sulle mani e vado così. Ok. Christmas tree, oh Christmas tree, much pleasure thou canst give me. Oh Christmas tree, oh Christmas tree, thy candle shines so brightly. Oh Christmas tree, oh Christmas tree, thy candle shines so brightly. Allora, come vedete, io ho messo in cella, nella cella, per farli lievitare a 26 gradi, sono cresciuti molto bene. Quando arrivano, vedete, mancano 2 centimetri al bordo. Forse se li avevo fatti crescere un altro pochino era meglio. Li tengo un po' all'aria aperta e provo a fare la scarpatura piano piano, però insomma, non è che mi è riuscita troppo bene, eh. Un po' di paura ad aprire di più, oppure perché li ho lasciati poco scoperti e quindi non si era formata bene la pellicina. Però ho fatto velocemente, li richiudo, ecco qua. Il forno è già acceso, lo porto a temperatura a 165 gradi. E vado ad infornare statico, forno statico. Una cosa non ho detto, non ho parlato delle ore di lievitazione perché le ore sono relative, dovete aspettare che triplica sia il primo che il secondo impasto, quindi ci possono volere 8 o 12 ore, dipende. Allora, come vedete, eccoli qua, sono cresciuti, non sono usciti tantissimo, e questo perché lo stampo ha il bordo alto, però direi che l'aspetto non è male. Poi vedremo l'interno, naturalmente li lascio tutta la notte a raffreddare e domani mattina vediamo. Allora, eccoci qua. Naturalmente i panettoni, i pandori vanno fatti asciugare almeno qualche giorno, però io ne ho aperto uno per poter finire il video. Io direi che va bene così, è morbidissimo, guardate, guardate che bello, morbido, morbido, profumato, si sente il profumo che poi se rimane qualche giorno incartato sprigiona ancora di più i suoi profumi. Io lo assaggio subito, naturalmente. Eccolo qua, vedete.
Ragazzi, è buonissimo, veramente buono, sono soddisfatta, sì. Bene, vi ringrazio della visione, scusatemi, il video è stato lunghissimo, però d'altra parte è così. Ciao a tutti, vi invito a farlo questo panettone, a condividere e a lasciare un like. Ciao ciao!